Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare e configurare i GPS Baytan BN180 e BN220. Questi due GPS sono praticamente uguali e i collegamenti e le configurazioni sono identiche per entrambi i modelli, quindi questo video è valido sia per il 180 che per il 220. Se vi servono dei GPS vi lascio qualche link in descrizione su dove trovarli. Iniziamo con i collegamenti. In dotazione ci vengono forniti due cavi. Io di solito uso questo tagliando i connettori servo e saldando i fili direttamente sulla scheda. Se invece il vostro flight controller ha una porta per il GPS, potete usare questo cavo con connettore, ma fate attenzione ai collegamenti perché ogni scheda ha un pinout diverso. Per modificare l'ordine dei fili all'interno del JST basterà tirare sulla linguetta con una taglierina, sfilare il cavo e riposizionarlo nel punto corretto. Ok, siamo pronti per fare i collegamenti. Prendiamo il flight controller e individuiamo una porta UART completa di TX ed RX. Inoltre ci serviranno un pad a 5V e uno terra. Come vedete su questa scheda la UART 2 sembrerebbe proprio fare il caso nostro, in quanto abbiamo T2, R2, 5V e GND vicini tra loro. A questo punto quindi, visto che ho già tagliato i connettori servo, sono pronto per saldare. Per quanto riguarda i collegamenti possiamo seguire questo schema. Io sto usando una Zeus F7, ma i collegamenti sono uguali identici per qualsiasi altro flight controller presente in commercio. Come ho già detto, basta trovare un 5V, un GND e un RX e TX con lo stesso numero. I modelli BN180 e BN220 hanno il pinout del connettore identico, quindi partendo da sinistra abbiamo GND, TX, RX e 5V. Per quanto riguarda l'alimentazione del GPS, i cavi GND e 5V vanno collegati nei rispettivi pad del flight controller. Quindi collego il GND del GPS su un pad GND del flight controller. Poi collego il filo 5V del GPS su un pad 5V del flight controller. I pad RX e TX invece vanno collegati invertiti. Questo vale sempre e in ogni caso per tutti i tipi di flight controller, siano F4 o F7. Quindi collego il filo RX del GPS nel pad TX del flight controller. Poi collego il filo TX del GPS nel pad RX del flight controller. Ok, io ho già saldato tutto, ora passiamo alla configurazione su Betaflight. La prima cosa da fare è andare in port e individuare la UART dove abbiamo collegato il GPS. Quindi, visto che ho saldato i fili su R2 e T2, quella da usare è la UART 2. A questo punto vado nella colonna Sensor Input e nella riga della UART 2 attivo GPS. Per quanto riguarda la velocità, a me il sistema ha messo in automatico 57.600. Il mio consiglio è di scegliere auto e dopo il riavvio lasciare la velocità che vi trova Betaflight. Ora passiamo nel tab Configurazione. Vi ricordo che per usare il GPS è necessario attivare l'accelerometro. Spostiamoci in questa sezione e iniziamo attivando GPS. Dopo dobbiamo scegliere il protocollo, per il BN180 e il BN220 quello da usare è uBlocks. Disattivo AutoBaud e attivo AutoConfig. Per quanto riguarda Galileo, se siamo in territorio europeo lo attiviamo, in caso contrario lo disattiviamo. Set on point io di solito lo lascio disattivato. Per quanto riguarda il tipo assistenza a terra, io scelgo quello relativo alla mia regione, quindi Europa. Se non siete in Europa, scegliete il vostro territorio. Se questo non è compreso, potete lasciare autodetect e magari vi trova quello più vicino. Una volta fatte queste configurazioni, salviamo e riavviamo. Adesso passiamo al tab Feel Safe. Iniziamo attivando GPS Rescue. Questi parametri vanno valutati in base al vostro modello e a dove state volando. Se non avete particolari esigenze, i valori di default per iniziare vanno bene. L'unica cosa che ho cambiato è la distanza di discesa, che ho portato dai 200 metri iniziali a 70 metri. Per tenere il volo stabile e sicuro, vi sconsiglio fortemente di abbassare il numero minimo di satelliti e cambiare i sanity checks. Mettere off o feel safe only riduce i controlli di sicurezza e in alcune situazioni può essere controproducente volare senza. Quando abbiamo finito, salviamo. Passiamo al tab mod. Qui associamo il GPS Rescue ad una switch del radiocomando, portando la barra arancione tutta a destra. Concludiamo la configurazione con il tab OSD, attivando i valori relativi al GPS. In particolare, longitudine, latitudine, numero di satelliti, distanza e direzione da casa.
GPS Speed rileva la velocità del drone. Secondo me questo dato non è molto accurato e comunque non è essenziale averlo, quindi lo disattivo. Su Betaflight non c'è altro da fare, possiamo uscire. Prima di concludere vi ricordo che il verso giusto col quale posizionare il GPS è questo. Infatti questa che vedete è proprio l'antenna del GPS, che deve essere rivolta verso l'alto per poter agganciare tutti i satelliti disponibili. Se voi lo mettete al contrario, l'antenna punterà verso il basso e non riuscirete a prendere nessun satellite. Perfetto, abbiamo finito. Oggi abbiamo visto come collegare e configurare i GPS Beitan 180 e 220. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.